Questo piatto racchiude le emozioni di un viaggio. Andiamo nella Food Valley italiana. Sigla! Un paesaggio di incredibile varietà, dalle spiagge della costa adriatica ai monti dell'Appennino, passando per colline e pianure fertili, ma anche città d'arte ricche di storia e di cultura. Poche regioni possono vantare tale ricchezza. Questa è l'Emilia-Romagna, una terra generosa ed accogliente, con le radici piantate nella tradizione e lo sguardo rivolto al futuro. Bentornati a Gustibus, il nostro viaggio oggi ci porta in Emilia-Romagna, la regione della Food Valley italiana, ma anche quella del migliore chef al mondo. Un territorio che vanta da sempre una tradizione gastronomica di altissimo pregio e un rapporto con il gusto quasi leggendario. Qui il cibo è arte e cultura e noi per raccontarvelo abbiamo scelto uno tra gli chef più giovani e più conosciuti di Bologna, la Dotta, la Grassa. Signore e signori, Pietro Montanari. Classe 1991, Pietro Montanari è uno degli chef italiani emergenti più promettenti e apprezzati. Dopo alcune esperienze di alto livello, tra cui spiccano Casa Perbellini e la Locanda Margon, 3 anni fa ha riaperto lo storico ristorante Cesoia, dove ha deciso di tagliare i ponti con il passato e di proporre una cucina diversa dalla classica tradizione bolognese, fatta di contaminazioni che esaltano le differenze culturali della città. Ciao Pietro, benvenuto nella nostra cucina. Grazie Roberta. Grazie a te. Ho scoperto leggendo la tua biografia che a portarti dietro i fornelli è stata una punizione, è così? Esattamente. Quando raccontaci. Ero al liceo, in prima superiore, sono stato bocciato e i miei genitori hanno deciso di mandarmi per punizione a lavorare in cucina e da lì non fila. Ci sono mai uscito. È stata la provvida sventura allora, perché la tua reputazione è solida, nel frattempo sei cresciuto e ti trovi a lavorare in una piazza complessa come quella di Bologna. E prima lo dicevo nell'anteprima, è una città in cui il cibo di qualità è un vero culto, no? Sì, diciamo che è difficile. Sicuramente è una città fondata sulla tradizione, c'è molta cucina tradizionale, ma comunque con i miei colleghi ci stiamo facendo valere per quello che riguarda l'alta cucina in città. E allora sono curiosa di scoprire che cosa ci hai portato oggi. Allora, il piatto di oggi è una rivisitazione di un piatto bolognese tradizionale che è la costoletta di vitello a Guido Reni, sì, che in pochi ricordano. La tradizione vuole che sia una tasca di vitello tagliata a metà e farcita con prosciutto, parmigiano e porcini. Mamma mia, che bontà, tutte eccellenze, e le vedremo nel dettaglio tra poco. Invece la tua rivisitazione come sarà? Il piatto che vi presento oggi invece è lo stesso piatto, gli stessi ingredienti, non andiamo a tagliare a metà la lombata di vitello, sì, ma la cuciniamo al vapore e sopra mettiamo 3 salse, una al prosciutto, una al parmigiano nei porcini, e mettiamo i 3 ingredienti anche in consistenze diverse. Basta, ti fermo perché diamo la lista degli ingredienti, lo scopriremo vivendo, ok? Andiamo. Gli ingredienti per 4 persone sono 4 costolette di vitello del peso di 250 grammi, 500 grammi di prosciutto crudo di Parma, 10 porcini freschi piccoli, 50 grammi di porcini secchi, 300 grammi di parmigiano reggiano, rosmarino, lauro, salvia, sale, 100 grammi di scalogno, 1 litro di panna e 1 litro di vino bianco. Beh, devo dire una lista sostanziosa e piena di sapori, complimenti Pietro. E allora tra poco ci metteremo a cucinare, tutto pronto alle nostre spalle perché ci sono i ragazzi che seguiranno le tue indicazioni, ma è arrivato il momento di fare il nostro primo viaggio nella tua regione. Scopriamo l'Emilia! Un viaggio attraverso la Via Emilia è prima di tutto un viaggio tra le sue eccellenze enogastronomiche. Prima tappa, Parma, indicata dall'UNESCO come città della creatività gastronomica. Tra le sue eccellenze primeggiano il prosciutto di Parma, il culatello di Zibello e il parmigiano reggiano, che si sposa meravigliosamente con l'aceto balsamico tradizionale di Modena e Reggio Emilia. L'aceto balsamico tradizionale di Modena e Reggio Emilia si produce con il mosto che entro 24 ore dalla raccolta viene cotto a bassa temperatura, finché non si addensa per diventare il meraviglioso condimento che ogni anno conquista nuovi estimatori in tutti i continenti. Se l'Emilia-Romagna ha un vino, questo è il Lambrusco, uno dei rossi italiani più conosciuti al mondo, amato per il suo gusto intenso e la sua versatilità.
E poi c'è Bologna, il capoluogo di regione, detta La Grassa per via del suo ricchissimo paniere di eccellenze, tra cui spiccano la mortadella, il cui nome deriva dal termine latino mortarium, ovvero il mortaio in cui anticamente si tritava la carne di maiale insieme al sale, al pepe nero, alle bacche di mirto ed altre spezie. Ma Bologna è famosa anche per il suo ragù, la salsa a base di carne che si usa tradizionalmente per condire le tagliatelle. Chi volesse imparare a farlo può visitare Casa Artusi, centro di cultura gastronomica dedicata a Pellegrino Artusi, che nel 1800 scrisse un trattato dedicato alla cucina casalinga, un vero monumento per la tradizione culinaria del nostro paese. Il nostro viaggio continua verso il sud della regione, verso la Romagna, dove la terra genera alcuni tra i migliori tartufi d'Italia. Ogni domenica di ottobre nella cittadina medievale di Sant'Agata Feltria si svolge uno degli eventi più importanti per gli amanti di questo fungo ipogeo, la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco. Un'occasione ghiotta anche per provare altre delizie di questa regione, castagne, dolci tipici, vino e formaggi, come lo squacquerone, il principe della produzione casearia romagnola, quello che si usa per farcire le piadine. Una regione quindi che alla diversità morfologica del suo territorio e al ricco patrimonio storico e culturale abbina un ventaglio enogastronomico da fare invidia al mondo intero. Pietro, è ora di iniziare a cucinare la tua costoletta di vitello alla Guido Reni, per cui una rivisitazione, sono molto curiosa. Da dove si parte? Allora, andiamo a fare la prima delle tre salse, che è a base di parmigiano. Sì. Tagliamo lo scalogno a julienne e lo mettiamo in riduzione con il vino bianco. Una volta ridotto, andiamo ad aggiungere la panna e la facciamo ridurre di circa un terzo del suo volume. Dopo aggiungiamo alla panna il parmigiano e andiamo a frullare tutto in un mixer ottenendo un composto omogeneo. E la prima salsa con il parmigiano, che è il formaggio più famoso dell'Emilia, se non del mondo, l'abbiamo fatta. Esatto. E adesso che cosa succede? La seconda salsa invece la facciamo con i porcini. Faremo reidratare i porcini secchi in un'acqua bollente aromatizzata con diversi tipi di erbe. Roseremo delle erbe che ho portato direttamente dall'orto che ho la fortuna di avere. Che bravo! Coltivi da solo? Esatto. E compagnia. Sono rosmarino, sì? Alloro, salvia, artemisia, erba pepe e erba San Pietro. Se tanto mi dà tanto, manca la terza salsa. Esattamente, la terza salsa invece è una salsa molto molto semplice, avendo un prodotto di qualità come il prosciutto, e andiamo a rosolare il prosciutto in padella, aggiungiamo dell'acqua fredda e poi andiamo a frullare e passando la chinò. Beh, il prosciutto di Parma, altra eccellenza della tua regione. Adesso ci fermiamo un attimo perché andiamo a scoprire ancora l'Emilia Romagna e subito dopo troveremo Nerina D'Inunzio con la sua rubrica Food Confidential. Il nostro viaggio in Emilia-Romagna continua nelle campagne della provincia di Bologna, i cui terreni fertili di medio impasto, né troppo sabbiosi né troppo argillosi, regalano un tubero pregiato e dal gusto sapido, unico nel suo genere, la patata di Bologna DOP. La Primura è la varietà del consorzio della patata di Bologna DOP, per ragioni storiche, ma anche perché è la varietà che si conserva più a lungo e mantiene più a lungo inalterate le proprie caratteristiche organolettiche. Contrariamente a quanto si pensa, la Primura è un cibo, un alimento ipocalorico, infatti ha solo 85 calorie per 100 grammi di prodotto, meno di riso e pasta. È ricca inoltre di sali minerali, vitamina C, magnesio e potassio, per questo viene impiegata da molti alimentaristi e dietologi in diversi regimi alimentari. La coltivazione della patata rispetta una rigorosa ciclicità annuale. Inizia d'estate con l'aratura del terreno, cui segue in autunno la solcatura, necessaria a creare le condizioni ideali per ospitare in primavera il tubero seme, che germogliando andrà poi a generare le patate, raccolte nella successiva stagione estiva. I processi di coltivazione della patata di Bologna DOP sono assolutamente di basso impatto ambientale e sostenibili, perché si esegue il disciplinare di lotta integrata e quindi si tratta solamente previa al monitoraggio della reale pressione delle malattie e degli insetti, e si utilizzano moderni sistemi di irrigazione che consentono un elevato risparmio idrico.
tubero la cui produzione è tutelata, valorizzata e promossa sin dal 2002 da uno specifico consorzio. La patata di Bologna DOP viene prodotta esclusivamente in provincia di Bologna. Da qui tutto è nato, il consorzio e tutto quello che stiamo portando avanti, stiamo facendo per valorizzare questa produzione. Cioè, l'obiettivo è quello in primis di far conoscere il prodotto, perciò la divulgazione nazionale, e fare in modo che per, a ricaduta ci siano dei vantaggi anche per il territorio, per i nostri produttori, per le nostre produzioni. Perciò il compito del consorzio è appunto questo di far crescere la produzione nel nostro territorio bolognese e a sua volta la vendita a livello nazionale. La patata di Bologna DOP si distingue dalle altre per la sua grande versatilità in cucina, accompagnandoci dall'antipasto fino al dolce. La patata premura DOP di Bologna ha questa particolarità di avere questo retrogusto un po' dolciastro che richiama il sapore di castagna. Si presta a qualsiasi tipo di preparazione, focaccia, tortelli, gnocchi. Si può fare fritta, si può fare al forno, si può fare spadellata, e quindi è ottima anche per fare delle creme e perché no anche qualche dolce. La storia che vi racconto oggi inizia nel 1912 e parla di un primato, quello di Monari Federzoni, l'azienda che per prima ottenne la licenza per la vendita dell'aceto balsamico. L'aceto balsamico è uno dei condimenti più antichi del mondo. Si chiamava Saba, deriva dal mosto del vino e addirittura abbiamo tracce di lui nel Medioevo. Ebbene sì, nella vita di Matilde di Canossa si racconta che suo padre regalò una bottiglietta di aceto balsamico ad Enrico II, l'imperatore. Oggi Monari Federzoni ha oltre 100 ettari di vigneti e come allora, da un secolo, li coltiva con amore e passione. In questi vigneti i vitigni principali sono quelli autoctoni, come Sorbara, Lancellotta, Salamino, e da qui si ottiene il mosto. C'è un altro primato che va riconosciuto a Monari Federzoni, quello dei controlli. Oltre 12.000 analisi per garantire la qualità di un prodotto unico. Attraverso questi controlli abbiamo una vera e propria carta d'identità dell'aceto balsamico prodotto italiano al 100%, Made in Italy, che racconta la nostra storia e la nostra passione. Per questo motivo Monari Federzoni ha ottenuto grandi premi e riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale. È bello sentirsi italiani per questo e raggiungere l'acetaia di Monari Federzoni vi fa vivere una storia autentica. Qui, nella cantina, oltre alle grandi tecnologie, riposano le botti, le barrique, che restituiscono all'aceto balsamico i profumi, gli aromi e la struttura che lo rende unico. L'aceto balsamico riposa per 3 anni nel legno e può nascere solo in un territorio come quello di Modena, dove la temperatura dell'estate, nelle estati calde e umide, e l'escursione termica con i freddi e intensi inverni permette la nascita di questo prodotto. Da qui partono oltre 12 milioni di bottiglie verso tutto il mondo, sulle tavole delle famiglie, ma soprattutto nei ristoranti. L'aceto balsamico è un condimento, ma io direi meglio è un ingrediente. Infatti, una volta inserito in una ricetta, cambia completamente il risultato finale. Sono gli chef i più grandi amanti dell'aceto balsamico di Modena e infatti oggi voglio ringraziare Ettore Moliteo. Ettore Moliteo è lo chef dell'Hotel Rafael di Roma e mi ha preparato una ricetta deliziosa. Parliamo di vellutata di zucca con porri, nocciole, pastinaca e spinaci e soprattutto l'aceto balsamico Monari Federzoni. Provare per credere!
Pietro, eccoci di nuovo insieme. Per chi si fosse perso la prima parte della puntata, stiamo preparando una costoletta di vitello alla Guido Reni, un piatto bolognese, così come Pietro Montanari, il nostro chef, che sta preparando una rivisitazione. Ci siamo occupati delle tre salse, quella al parmigiano reggiano, quella ai funghi porcini e poi quella al prosciutto crudo di Parma. Ottime veramente queste eccellenze della tua regione. E adesso? Adesso andiamo a trattare gli stessi tre ingredienti, ma in maniera diversa. Partiamo dal parmigiano, sì, e usando la parte della scorza la andiamo a cucinare in microonde per circa un minuto ed ancora la calda, poi col coltello a sega tagliamo la parte di scorza, prendiamo proprio quella molto vicina e andiamo a fare una sorta di nuvolette di parmigiano. Certo che del parmigiano non si butta via niente, come per il maiale. Esattamente, tornando al maiale andiamo a fare un'altra preparazione, sempre a base di prosciutto, faremo delle roselline tagliando delle fette di prosciutto molto sottili, mettendole una di fianco all'altro, le arrotoliamo, poi le congeliamo, le tagliamo ad affettatrice e le andiamo a rosolare in padella. Beh, siamo a buon punto, Pietro, che ne pensi? Anzi, dobbiamo cuocere la costoletta e poi ci manca da lavorare i funghi porcini? Esattamente. È vero? E allora, è arrivato il momento però di accogliere la nostra grande esperta di vini, colei che consiglierà una bottiglia per il tuo piatto. La facciamo entrare? Chiara Giannotti! Chiara, ben trovata! Ciao Roberta! Dietro ogni etichetta si nasconde la storia di una famiglia con i suoi valori. Allora, qual è la bottiglia che oggi abbiniamo al piatto di Pietro Montanari, ovvero la costoletta di vitello alla Guido Reni nella sua versione personale? Oggi ho scelto il Sangiovese di Romagna, anche perché il Sangiovese è veramente una delle anime di questo territorio. Ne rappresenta i colori, i profumi, i sapori. E non a caso il nome Sangiovese, una leggenda narra che derivi proprio dal Monte Giove, che si trova in Romagna. È laddove i monaci durante il Medioevo producevano questo vino che fece impazzire addirittura il Papa Leone XII. È un'ipotesi non sposata da tutti, specialmente dai vicini toscani che ne rivendicano sia la paternità sia la fama. Fatto sta che negli ultimi anni in Romagna si hanno Sangiovese veramente di grande interesse, proprio come questo qui, Poderi dal Nespoli, è la cantina che produce il Prugneto, un Sangiovese di Romagna superiore, uno dei più rinomati in assoluto di tutta la zona e anche tra i più tipici, dove si ritrovano proprio questi sentori di frutta come la ciliegia selvatica, l'amarena, la prugna. È vero. Uniti anche a un sentore floreale proprio specifico di violetta. Infatti, è infandante. Si trovano anche delle note speziate che derivano anche da un piccolo passaggio in legno che fa questo vino. Un profumo delizioso, devo dire, veramente molto buono, anche una buona consistenza. Complimenti per aver fatto questa scelta. Grazie, Roberto. Noi non vediamo l'ora di scoprire l'opera del nostro Pietro Montanari, la ricetta di oggi a Gustibus. C'è un piccolo break pubblicitario adesso, ma rimanete con noi per scoprire il gran finale qui a Gustibus. Cheers! Bentornati nella nostra cucina, sono in compagnia dello chef bolognese Pietro Montanari che ci sta preparando la sua costoletta di vitello alla Guido Reni, dico sua perché nella sua versione personale. Abbiamo preparato, aiutami, tre salse, una al parmigiano, l'altra ai funghi porcini e l'altra al prosciutto di Parma. Poi ci siamo occupati delle chips fatte con la buccia del parmigiano reggiano. Buonissima, la buccia non si butta via niente. E poi le roselline sempre al prosciutto di Parma. Che bontà. Adesso tocca ai funghi porcini? Esattamente. Ho indovinato, andiamo. Allora, per i funghi porcini invece la preparazione è un pochino più lunga rispetto alle precedenti. Prendiamo i funghi porcini, li tagliamo e li cuciniamo sottovuoto a 65 gradi per circa 25 minuti. Ok. Con erbe aromatiche all'interno. Dopo li teniamo in frigo a una temperatura di 3 gradi circa per 5 giorni. 5 giorni? Esattamente, una preparazione un po' lunga, infatti hai oggi portato l'ho portata già qualcosa a casa. Esattamente, vi farò vedere come si farà la preparazione. Tiriamo fuori i funghi porcini dal sacchetto, li rosoliamo in padella con un po' di burro. E quindi cuociamo la carne? Esattamente. Per la cottura della carne
Come, quanto, non dove, ho proceduto come si fa in maniera tradizionale alla griglia oppure in una casseruola con il burro, ma andremo a fare una cottura al vapore. Dietetica? Sì, a parte cioè quello, più naturale. Sì, più naturale per Bravo. Mantenere comunque il vitello del sapore morbido e leggero. Originale. Originale, esattamente, senza andare a fare rosolature. Quindi lo andiamo a cucinare in una vaporiera, per intendersi quella di bambù. Sì. E classica, quella che viene usata in Cina per esempio, e andremo a fare un'acqua aromatizzata con diverse erbe aromatiche, e tra le quali alcune di quelle che abbiamo messo sotto vuoto nel sacchetto con i funghi. Perfetto, è quasi tutto pronto, ti lascio seguire Pietro il lavoro dei nostri ragazzi che sono bravissimi, te lo garantisco. E noi, nell'attesa dell'ospite che sta per raggiungerci, scopriamo dove ci porta questa volta Anthony Pett, il nostro ambasciatore del gusto. Oggi mi trovo a Sabaudia, nel cuore dell'Agro Pontino, per dimostrarvi che un supermercato può essere diverso da come ve lo immaginate. Quello che stiamo per visitare è un supermercato di nuova generazione, che punta non soltanto alle eccellenze del territorio in cui si trova, ma addirittura le produce al suo interno. Professor Quattrociocchi, lei è la persona che con il suo team si occupa di innovazione per Conad. Quando mi ha raccontato che cosa c'è all'interno di questo supermercato, ho esitato a crederci, a dire il vero. E invece è tutto vero, Anthony. È veramente una grande innovazione, una grande attenzione al consumatore e a quella che è la salute del consumatore, che è per noi l'aspetto più importante. Qui dentro c'è un caseificio in cui lavoriamo il latte delle bufale e delle mucche dell'Agro Pontino, famoso in tutta Italia, ma c'è di più. Abbiamo anche un panificio in cui i nostri operatori lavorano giornalmente il pane, sfornando del pane caldo per tutte le famiglie. Ma non è finito, la mozzarella viene anche trasformata in lasagna, in paste, sono veramente eccezionali, come puoi vedere anche dal mio viso, abbastanza abbondante. E c'è di più, il gruppo si è dotato anche di un centro di ricerche, è diventata una nostra filosofia, perché vogliamo dare ai nostri consumatori veramente la sicurezza dei prodotti che mangiano, ma questo ancora di più con i sapori di gusto. Qualcuno dopo di me saprà spiegarti ancora meglio di me che cosa avviene qui dentro. Maurizio, tu sei la mente alla guida di questo posto, ma come nasce questa fantastica idea? Questa idea nasce sicuramente dalle nostre origini, che sono contadine. Nel tempo abbiamo cercato di coniugare quella che è la filosofia Conad, valorizzando i prodotti del territorio. Ovviamente con il nostro progetto di ricerca e sviluppo abbiamo innestato la tecnologia per far sì che il consumatore abbia l'identità precisa e specifica dei prodotti, valorizzandone quella che è la qualità. Vedo che sono presenti diversi bistro a vista. Sì, è vero, e rientrano in un nostro nuovo canale di vendita, dove chiaramente anche qui la filosofia è quella di produrre a vista. Tal modo i clienti possono osservare la qualità dei prodotti che noi utilizziamo, sono in gran parte prodotti del territorio. Maurizio, quali sono le prospettive per il futuro? Beh, sicuramente coniugare sempre più, Anthony, quelli che sono il valore del cibo del territorio e cercando di portare a conoscenza la potenzialità dello stesso ai nostri clienti. Bene Maurizio, io ti faccio i complimenti per l'eccellente lavoro che fate qui, rigorosamente a chilometro zero. Noi ci vediamo la prossima settimana, dove sarà una sorpresa. Bentornati a Gustibus, sono in compagnia del nostro ospite di oggi che non ha bisogno di tante presentazioni perché è tra i più conosciuti divulgatori scientifici nutrizionisti italiani, Gianluca Mac, benvenuto. Grazie.
Approfitto della tua presenza, grazie per essere venuto Gianluca, per affrontare con te un tema importante. Quando decidiamo di dimagrire lo facciamo a tutti i costi. L'obiettivo è l'esteriorità e la bellezza, ma poi la salute è a discapito della nostra salute, quindi cerchiamo di trovare un compromesso tra queste due istanze. Aiutaci. Guarda, tante volte sento dire grasso è bello, grasso è brutto, magro è bello, magro è brutto. Dipende dai punti di vista. Noi dobbiamo sempre chiederci: è sano o non è sano? La salute deve essere il giudice della nostra bellezza, così siamo tranquilli che se vogliamo dimagrire, dimagriamo il giusto per essere sani. Arrivano già i messaggi, ti stanno seguendo in televisione, quindi sentiamo sì, anche questi messaggi. Però questo è valido messaggi. Anche per esempio per l'eccesso di chirurgia estetica o addirittura per l'uso di anabolizzanti per aumentare la massa muscolare da parte degli uomini che a volte cercano delle scorciatoie. È sano o non è sano? Questa è la cosa migliore da chiedere. Poi sei un grande esperto, ti ritroviamo sulla stessa rete sulla 7, quindi sei giochi in casa anche oggi qui con noi, sì, perché hai un intento, un obiettivo importante all'interno della trasmissione. Belli dentro, belli fuori. Presentata quindi da Roberta Capua, che saluto. Con e che cosa fai? Banca, qual è il tuo ruolo? Bene, noi ci atteniamo a quella che è l'attualità, quindi Margherita De Bach ci fa una rassegna Brava. Di quello che è successo dal punto di vista del benessere a livello nazionale ed internazionale. Ok. Ovviamente Capua è la grande, la bellissima padrona di casa. Io cerco poi di far capire alle persone questi fatti che riguardano la società, riguardano la salute, che risvolto hanno per ognuno di noi in maniera personale. Io vorrei che ogni volta, quello che cerchiamo di fare, che le persone che guardano il nostro programma tornino a casa con un'idea in più per quanto riguarda la propria salute e la salute della loro famiglia. Abbiamo tra l'altro degli ospiti molto importanti, sì, che sono sì, dei medici soprattutto, certo, però aspetti. Abbiamo anche degli ospiti che fanno parte della società civile perché si impegnano magari su un certo argomento. Va bene, so che ne è uscita un tuo figlioletto, ovvero un libro, reduce dall'esperienza all'estero, giusto? Perché l'Isola dei Famosi ti ha portato sia come partecipante anche un po' di fortuna, sia come persona, perché al di là dell'uomo esperto a livello scientifico è venuto fuori Gianluca Mecca, il personaggio, il lato la umano persona, di Gianluca, ecco. Allora raccontaci un po' questa esperienza in America e poi che cosa ti ha fatto scrivere questo libro. Beh, l'America mi ha dato veramente tanto, io non pensavo di aver tutto questo successo, sono spesso ospite in varie trasmissioni dalle BC alla, ti chiamano chef, ti confondono chef, con gli chef, sì, nutrizionista e chef è la stessa cosa in America. Ma per loro sì, strano, io purtroppo non mi sentono, ma non sono bravissimo a far da mangiare, però magari un lassativo riesco a prepararglielo, okay, con le piante. Va bene. Quindi l'America mi ha dato moltissimo e adesso devo tornare. Abbiamo lanciato anche una campagna contro l'obesità con Ivana Trump e andremo a visitare le 10 città più obese degli Stati Uniti, perché questa epidemia... Qual è la prima? La prima, Knoxville. Sono andato a visitare Knoxville. Tu arrivi in questa città immersa nel verde, quando arrivi con l'aereo ti sembra di arrivare ad Asiago, poi piano piano come entri in città vedi che è brulica di fast food e quindi dice questo junk food. Quindi e contrasta con la bellezza, okay, della natura, quindi vabbè, noi dobbiamo insegnare loro come si può mangiare bene in maniera saporita. Il libro come si intitola? Ah, La pubblicità è un gioco, è edito da Cairo. Perfetto. In cui parlo un po' di tutte le mie esperienze per quanto riguarda la pubblicità, che deve essere sempre al servizio di chi guarda in quel momento la televisione o di chi legge il giornale. Grazie per il tuo messaggio, grazie a Gianluca Mec per essere stato con noi, faremo tesoro dei tuoi consigli molto preziosi e in bocca al lupo per il libro. Grazie dell'invito e ciao a tutti. Ciao, ci vediamo sulla 7 e noi continuiamo il nostro viaggio tra le eccellenze italiane. Il nostro viaggio continua a Milano, dove l'8 novembre si è svolta la 13ª edizione di Reporter del Gusto, il premio giornalistico ideato e promosso dall'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani. Il motivo per cui è nato il premio è perché in quel momento avevamo capito che una delle esigenze che il settore aveva era quella di dare il più possibile una corretta informazione su quello che sono i nostri prodotti. Da qui l'idea di incominciare attività
all'interno dell'istituto che in qualche modo coinvolgessero il mondo della comunicazione, dalla carta stampata alle radio, alle televisioni. Premiamo delle persone che hanno parlato dei nostri prodotti, ma che ci aiutano anche a capire quelle che sono le nuove aspettative e le nuove tendenze dei consumatori moderni. Questo manifesto è il risultato di un lavoro che il Consiglio ha fatto negli ultimi 18 mesi e che è stato ufficialmente presentato per la prima volta al Salone della Sostenibilità. Noi ci teniamo non soltanto a dire qualcosa dei nostri prodotti, ma ci teniamo a dire qualcosa delle nostre aziende. Cioè, queste aziende hanno una storia, hanno un legame profondo con il concetto del Made in Italy, che non è soltanto un prodotto che è stato fatto in Italia, ma è un prodotto che esprime un desiderio di voler far bene. Il manifesto si preoccupa anche di quelle che sono poi le ricadute sul territorio dove le aziende operano. Risorse, messaggi, contenuti vengano poi ridati al territorio da cui queste aziende hanno attinto per storia, per tradizione. A ritirare il premio sono stati 7 giornalisti della stampa e della televisione che hanno saputo raccontare e divulgare le caratteristiche della salumeria italiana, innovandone il linguaggio. L'importanza di questo settore è dimostrata dal fatto che un'alimentazione sana e corretta deve prevedere anche la presenza dei salumi, purché il loro consumo sia moderato e non superiore alle 2 volte a settimana, soprattutto durante la gravidanza e l'allattamento. I pregi si trovano fondamentalmente nella presenza abbondante di proteine ad alto valore biologico necessarie per lo sviluppo fetale, per la crescita dei tessuti, ma anche per una presenza abbondante di vitamina B12, fondamentale per la crescita dei globuli rossi, e i folati, vitamina B9, che è fondamentale perché previene la spina bifida, ma una sana alimentazione può aiutare enormemente nella prevenzione di questa patologia grave fetale. La presenza di sali minerali come il ferro è un altro elemento fondamentale in gravidanza, perché parte del ferro viene utilizzato per il trasporto d'ossigeno e la crescita dei tessuti fetali. Quindi l'integrazione con delle carni ricche in ferro, come sono i salumi, diventa uno strumento fondamentale di sana alimentazione. La presenza di zinco e selenio sono altrettanto importanti perché danno un'azione antiossidante necessaria a una salute della mamma e del feto. Anche il sale si è andato riducendo enormemente nei salumi nel corso degli anni, quindi avere un prodotto come il salame, che contiene molto meno sale di quello che conteneva in passato, rende anche questo prodotto più agevole per questa fase della vita. Ricordiamo che le donne in gravidanza devono stare molto attente al consumo dei salumi crudi, mentre invece il prosciutto cotto e la mortadella sono assolutamente sicuri e scevri dalla possibilità di contenere il toxoplasma, che sappiamo essere una delle infezioni più pericolose in gravidanza, perché la cottura del prodotto, che supera i 70 gradi e lascia un prodotto libero dalla presenza del toxoplasma, e quindi lo rende un prodotto assolutamente sicuro e quindi utile per una sana alimentazione della donna in gravidanza. Chef, ragazzi, eccoci qui di nuovo insieme, vediamo, che meraviglia questo piatto. C'è da leccarsi i baffi, Pietro, bravo, davvero. Questa è la versione personale della costoletta di vitello alla Guido Reni. Si vede che è personale perché insomma c'è il tuo tocco. A chi vogliamo dedicare questo piatto? Ma a tutte le persone che comunque mi seguono e mi hanno permesso di essere qui e mi permettono di cucinare ogni giorno. Sei tanto giovane, adesso qual è il tuo obiettivo? Il mio obiettivo adesso è rimanere comunque a Bologna e andare avanti in quello che è il mio percorso e rimanere personale. Con i piedi per terra. Sì, anche. Ma sei molto bravo, quindi un grande in bocca al lupo e viva il lupo, lo diciamo insieme.
Viva il lupo. Sono stati bravi questi ragazzi che hanno cucinato per noi. Bravissimi. A tavola con lo chef, la scuola di cucina romana, scuola prestigiosa che ci ospita, lo ricordiamo come sempre. Se avete perso qualche passaggio di questa ricetta, di tutte le altre di questa edizione di Gustibus, consultate www.la7.it/gustibus. Ringraziamo Nicola, Alessandra e Massimo. Grazie per aver cucinato per noi. Grazie a Pietro Montanari che ci ha fatto dono di questa splendida ricetta. E vi lascio con le anticipazioni della prossima puntata. Buon appetito a tutti, ci vediamo tra 7 giorni sempre sulla 7 con Gustibus. Ciao! Dalle Alpi alla pianura padana, passando per città d'arte e piccoli borghi, la Lombardia è una regione il cui patrimonio paesaggistico, artistico e culturale non ha nulla da invidiare a nessuno. Con i suoi laghi, le sue aree naturali protette e la sua campagna, a fare da contrappunto a città internazionali e moderne, Milano in testa, questa regione offre a chi la visita un ventaglio di esperienze uniche e straordinarie. Da qui partirà la nostra prossima puntata. Ci vediamo tra 7 giorni.